La tecnologia digitale può essere applicata a tutti i settori, fino all'industria spaziale. Thomas Duesterberg è uno dei più importanti esperti statunitensi di manifatturiero e globalizzazione. La superiorità, la leadership nella tecnologia digitale è molto importante per il futuro dell'economia. Per battere la concorrenza cinese e indiana dobbiamo avere un vantaggio tecnologico. La tecnologia digitale è una delle chiavi. Usata nell'industria, potenzia e rende più efficienti le apparecchiature, i motori e gran parte del manifatturiero. Come può una scoperta digitale o meno cambiare le sorti dell'economia oggi e riportare il manifatturiero al centro? Ce lo spiega il professor Leonardo Maugeri, uno dei più importanti esperti di energia italiani che insegna ad Harvard. Genio e tecnologia hanno prodotto negli Stati Uniti una tecnica che consente di estrarre gas e petrolio dalle rocce, liberandosi della dipendenza dai paesi arabi e cambiando le sorti di centinaia di aziende e persone, purtroppo anche di noi europei. Noi non ci rendiamo conto che ci sono aree degli Stati Uniti dove, grazie al basso costo dell'energia, ritornano industrie, ritornano produzioni che prima erano state spostate all'estero. Io credo che per l'Europa questo, per l'Europa in particolare, sarà un grosso problema nel futuro, perché avremo una competizione diretta, ahimè, non solo dai paesi a basso costo del lavoro, ma anche dai paesi come gli Stati Uniti a basso costo di energia. Fra poco, nei prossimi anni, vedremo già l'effetto di questa rivoluzione americana. In termini di posti di lavoro, pensiamo che nei prossimi 10 anni potranno essere creati 3,5-4 milioni di posti come conseguenza della rinascita del manifatturiero. Questo nel settore chimico, nella produzione di motori, semiconduttori, industria, attrezzatura medica, industria informatica. Il professor Duesterberg e il professor Alfredo Villadao sono a Venezia per una riunione dell'Aspen sulla reindustrializzazione e gli studi sulla realizzazione della più grande area di libero scambio del mondo tra Stati Uniti e Unione Europea. I governi oggi non sono più capaci, credo io, con la globalizzazione dell'economia, di fare che una crescita economica sia per tutto il territorio. Sarà per parte del territorio ed altri no.